Mi rivolgo innanzitutto a tutti voi, potenti della Terra, che avete la possibilità di organizzare la ricerca. Vi do l'occasione di salvare la Terra, aprendovi il know-how dell'energia pulita. State attenti perché queste esperienze non implicano investimenti di rilievo. 11 necessità per poter conquistare e gestire l'energia pulita e illimitata della fusione atomica. Questo è il dono più importante di Romano Amodeo, proveniente dalla divina provvidenza e non dalla sua capacità. Per salvare la vita, innanzitutto bisogna capire che 1. Gli elettroni avanzano in reali orbite e non fluttuano a caso come appare in orbitali. 2. Quando due elettroni sono nella stessa fase, i due piani della loro rotazione sono ugualmente orientati. 3. Il piano di rotazione dell'elettrone nell'atomo di idrogeno è in rotazione attorno al suo asse polarizzato. 4. In un potente campo magnetico, questo asse è costretto ad allinearsi alle linee del campo magnetico. 5. Questo ordine magnetico elimina tutti i movimenti relativi tra i distinti piani della rotazione delle particelle. 6. Gli atomi così orientati sono costretti dalla pressione a muoversi solo su e giù secondo le linee di forza magnetica. 7. Due atomi di idrogeno adiacenti aventi la stessa fase dell'elettrone possono allora sovrapporsi l'uno all'altro. 8. Questo sormonto dovrebbe accostare i due elettroni, ma questa azione è fortemente contrastata. 9. Questo contrasto, nell'impossibilità di mutare l'asse di rotazione, mette gli elettroni in opposizione di fase. 10. In tal modo i due piani di rotazione diventano perpendicolari. 11. Bisogna capire, in conclusione, che in questo modo abbiamo ottenuto la fusione atomica dell'idrogeno, avendo ottenuto elio e immensa quantità di energia atomica assolutamente pulita. Romano Amodeo esprime questa sua tesi. Con la richiesta quantità di pressione e la richiesta quantità di impulsi magnetici, in sequenza come in un motore a scoppio, avremo la fusione atomica. La avremo con una scarica magnetica, in perfetta simmetria a come dagli opposti impulsi di scariche elettriche in gas sotto pressione abbiamo la scomposizione molecolare. Facile e poco costoso sarà sperimentare le due quantità che sono richieste. Bisogna però superare soprattutto la prima difficoltà. Infatti il primo punto che io ho segnalato va riconosciuto esatto, ossia il punto 1, che gli elettroni avanzano in reali orbite e non fluttuano a caso come appare negli orbitali. Questo è il fondamentale ostacolo da superare oggi. Infatti la scienza fortemente crede che gli elettroni non orbitino, ma fluttuino qua e là a caso negli orbitali, dal momento che proprio questo risulta nell'esperienza reale. Ma Romano Amodeo chiede a questa scienza infondata. A. Gli elettroni lasciano una chiara traccia lineare del loro moto sulle bolle elettrostatiche ed è una linea spirale molto evidente come linea e non come una confusa fluttuazione. Perché? Come mai? B. Quando osserviamo di lato il moto del piano rotante delle particelle, ci appare allora la linea netta di una evidente onda elettrica e non di una fluttuante linea a caso nei vari punti dell'onda. Perché? Come mai? C. Quando siamo in una reale orbita attorno alla Terra, in una navetta nello spazio,
e tutto è in perenne caduta in forma di orbita, sembra mancare la gravità terrestre, che invece è considerata, già che esiste, perfino dalla massa della Luna. Perché, come mai? Quando da un elettrone desideriamo conoscere la massa di un altro elettrone, essa risulta non esserci. Perché? Come mai? Così Romano Amodeo spiega alla scienza perché realmente appaiono fluttuazione e mancanza di massa. Quando siamo in corsa e veloci come un altro simile a noi, non possiamo misurare la velocità relativa dell'altro se non dal nostro tachimetro. La nostra automobile può stare davanti all'altra e non sarà mai investita dalla sua massa. Non potremo mai percepire la sua massa d'urto. Anche un astronauta in orbita vedrà fluttuare tutto quanto è libero davanti al suo naso, ma è tuttavia, senza alcun dubbio, sempre in orbita terrestre. Mi rivolgo soprattutto a te, caro Silvio Berlusconi. Io ho molta fiducia in te, perché non sei una persona che accetta delle cose se non le ha prima meditate di persona. Stai ben attento. Io ti sto dando l'occasione di essere il salvatore della Terra. Tu mi puoi credere o non credere, ma che cosa ti costa? Solo un attimo di fiducia per considerare quello che io sto per dire, proprio riferendolo a te. Io ti credo una persona capace, raziocinante. Allora ascoltami. Noi abbiamo una natura che è simmetrica. Abbiamo la prova che il motore a scoppio, quando prende un gas e lo comprime e fa scoccare una scintilla elettrica, quella scintilla elettrica produce un'espansione. Se noi invece di fare scoccare una scintilla elettrica facciamo scoccare una scintilla magnetica che è l'opposto dell'elettricità, non è accettabile così, solo in prima ipotesi, che possa sortire un effetto opposto, ossia non un'espansione ma un ammassamento, non la scissione della molecola del gas, ma due molecole di gas che entrino una nell'altra. Poi ti faccio un esempio terra a terra, facile da capire. I sistemi violenti nella natura non funzionano. Però se uno usa la natura e si lascia guidare dalla natura, può ottenere dei risultati sorprendenti. Pensa al tuo bunga bunga. Pensa a due uomini, uomo e donna, che vogliono essere costretti a un coito, a un matrimonio. Se li si schiaffa uno contro l'altro con forza, nella speranza che così costrette le due parti si sposino, il risultato è che si ammaccano, si fanno del male l'uno con l'altra, ma lungi sperare che si accoppino. Se la società non favorisce il matrimonio, è possibile un rapporto casuale e si perde l'abitudine ai legami stabili o ai matrimoni, perché una botta e via. Che cosa occorre perché sia agevolato un matrimonio tra un uomo e una donna? Che tutto spinga nella società
a rendere privilegiato il rapporto nuziale. Quando ciò accade, allora il matrimonio è agevolato. Quando le leggi, la legislazione permettono di tutto, il matrimonio dei gay e ogni fesseria di questo tipo qui, il matrimonio finisce per diventare proprio l'ultima ratio, perché è molto più comodo usarsi fin quando fa comodo. Con tanto di benedizione poi a fare le famiglie, a mettere al mondo i figli, cioè a procrastinare la vita sulla terra. Ora, possiamo costringere la natura ad agevolare la fusione. In che modo? Con la dovuta pressione. Una legge che ti agevola il matrimonio è quella dovuta pressione che ti costringe un uomo e una donna a sposarsi se ne hanno dei vantaggi. È una dovuta pressione che se non c'è, il matrimonio non è favorito. Pensa, con il tentativo che è in atto oggi nella scienza e che è costosissimo, quello di produrre la simulazione di quanto accada sul Sole, che con la grande velocità del calore si sbattono le particelle una all'altra nel tentativo che si compenetrino, io ti ho riprodotto il caso di un uomo sbattuto con grande violenza contro una donna nel tentativo di credere che si favorisce il legame. Ma il calore del sole non ha questo effetto. Il calore del sole è quella sprigionarsi di energia centrifuga che dal centro del sole verso l'esterno alleggerisce per un attimo tutta la pressione che c'è al centro e produce la fusione. Fa da calmiere, impedisce al sole di esplodere. E il sole diventa proprio come un cuore che pulsa, con momenti di compressione e momenti di alleggerimento della pressione, in cui vengono emanate onde di calore che alleggeriscono la pressione e impediscono al sole di scoppiare. La nostra scienza, di questi nostri intelligentoni e gli stati, spendono capitali impressionanti per simulare una cosa da ottenere con il calore, che non è quello che induce la fusione, ma è quella che l'impedisce. Ma stupidamente non se ne rendono conto, e gli stati affidati a questi scienziati sapientissimi investono quantità astronomiche nel tentativo di ottenere la fusione atomica. Ma se usano la pressione, perché è la pressione che induce il fenomeno, anche la pressione lo induce nel motore a scoppio, perché se non comprimiamo il gas, la scintilla elettrica non lo fa esplodere, occorre la pressione. È la pressione che rende fuso il centro della Terra, perché la pressione, lo schiacciamento continuo, produce calore, perché produce attimi di fusione all'interno della Terra, che scaldano la Terra e creano quel grande calore che c'è al centro della Terra. Se tu prendi un ferro e gli dai martellate uno di continuo all'altro, quel ferro si scalda. Questo effetto di impulsi di schiacciamento produce il calore, si capisce, ma anche uno schiacciamento continuo produce lo stesso calore. E questo non si arriva neanche a capirlo da parte di certa scienza. Ora, cosa è questa pressione? È quello che può agevolare la quantità di energia che occorre. Ma poi che cos'altro occorre? Una particella che
fa parte dell'atomo di idrogeno, ha una particella sola che gira, è un disco, in un giro solo è un disco. Però quando noi andiamo a vedere in un tempo lungo, inevitabilmente, perché al nostro sistema così espanso, il tempo è lungo. Quando nell'unità lunga del nostro tempo noi andiamo a fotografare un atomo di idrogeno, noi non lo vediamo come un disco, ma come una pallina, perché evidentemente quel disco gira. Ora, cosa succede quando noi costringiamo un disco che gira in un campo magnetico che si oppone? L'esperienza te la descrivo, ma la puoi capire facilmente. Se tu metti una moneta e la fai girare su un tavolo, il tavolo ti impedisce alla moneta di essere attratta e quindi ti dà l'esempio del campo magnetico col suo effetto sulla moneta. La moneta gira, ti sembra una sfera, e il piano della sua rotazione tende ad essere perpendicolare al campo magnetico. Questo succede anche se noi, in un gas molto compresso, facciamo scoccare un impulso magnetico. Cioè creiamo un campo di costrizione in cui tutti gli assi della rotazione, come la moneta sul tavolo, sono costretti a mettersi perpendicolari, cioè orientarsi come il campo magnetico. Chiaramente non c'è una particella sola. In tutte le linee tra i due estremi del campo magnetico, nelle linee del campo magnetico, si mettono una sull'altra tutte le sezioni, come una collanina. Una così, una così, una così. Sono allineate solo nell'asse e disorientate per l'orientamento. Però abbiamo ottenuto un vantaggio enorme. Ogni asse rispetto all'altro è come se fosse fermo. Tutta questa collanina gira sempre alla stessa velocità, ma le posizioni relative tra le particelle rimangono sempre quelle. Noi abbiamo tolto di mezzo la rotazione relativa tra le due, come facciamo quando con un'automobile che viaggia sull'autostrada ne affianchiamo un'altra che viaggia alla stessa velocità nostra. Abbiamo tolto di mezzo la differenza delle velocità che esistono. Quando viaggiamo alla stessa velocità nella stessa condizione, la velocità relativa non esiste. Io mi posso mettere a chiacchierare con il conducente della macchina che sta andando a 150 all'ora come la mia. Abbiamo tolto di mezzo la velocità relativa. E così facendo abbiamo tolto di mezzo la velocità relativa che esiste tra le varie particelle che fanno parte di questa collanina. Però la pressione induce lo sbattimento, la vibrazione. Queste particelle non possono uscire dal vincolo dell'asse, sono costrette al legame di quell'asse. Allora vibrano su e giù, perché su e giù possono vibrare, e così facendo sbattono l'una con l'altra. Ora sbattono a una velocità che in relazione a quella della rotazione attorno all'atomo è molto molto minore. In pratica, quando urtano una sull'altra, trovano un disco, trovano un perimetro solido, perché nel tempo in cui si avvicinano questa particella passa una quantità talmente abbondante di volte che il disco è come se fosse un anello pieno. Così facendo non possono entrare. Ma visto che sono a caso, e ce n'è anche due che sono proprio messe così, quando urtano così, il taglio piccolissimo dell'elettrone ha una certa forza, consente alle particelle di scivolare una sull'altra. Quando arrivano a essere una sull'altra, le due particelle dell'elettrone si ritrovano una contro l'altra. Sono spinte
dalla stessa carica, non possono essere contigue, ma non possono neanche staccarsi dall'asse magnetico. Ma questo movimento è possibile. Questo movimento conserva lo stesso asse magnetico e rende possibile alle due particelle, a una di ruotare in una direzione e l'altra nel piano perpendicolare. Queste due rotazioni non si contrastano minimamente tra di loro, però abbiamo ottenuto un atomo di elio e la produzione di una quantità enorme di energia. Ora, che cosa occorre per fare un'esperienza di questo tipo? Grandi capitali? Ma no, abbiamo dei corpi piccolissimi su cui fare esperienza. Dobbiamo creare una bolla in una massa in cui c'è la possibilità di avere un impulso magnetico in questo volume piccolissimo. Perché deve essere piccolissimo, ci deve essere pochissima massa, perché altrimenti abbiamo una bomba atomica. Ci deve essere una piccola erogazione di energia. Quindi, lavorando con corpi così piccoli, così poco costosi, noi possiamo fare esperienze che non costano praticamente nulla. Ma certo, il costo del deuterio, il costo di quel minimo di apparecchiature per ottenere una sperimentazione in cui si vari due cose: la pressione, in modo che diventi sempre maggiore, fino a scoprire qual è la pressione giusta per ottenere che le due particelle fanno così. E il secondo caso, qual è l'impulso magnetico che deve essere messo perché le particelle che girano a caso siano costrette a orientare nello stesso modo gli assi della loro rotazione. È una questione da poter sperimentare impulsi magnetici sempre più grandi. Ora noi abbiamo la capacità di avere forze magnetiche capaci di sollevare degli interi vagoni ferroviari. Invece qui dobbiamo agire in spazi piccolissimi con un magnetismo che non arriva assolutamente a questi valori così alti, ma che, messo nell'opportuna dimensione, può produrre momenti di fusione atomica. Se in un primo momento tutti gli atomi che erano orientati in questa maniera si fondono, dopo, togliendo l'impulso, si disorientano nuovamente in un successivo impulso, le particelle sono costrette a mettersi a caso un'altra volta una sull'altra e, proprio in relazione alla possibilità combinatoria, ci saranno nuovamente una su ogni 360 due superfici orientate nello stesso modo. E quindi si ripeterà nuovamente questa esperienza nel secondo impulso e poi nel terzo e poi nel quarto. Noi, a seconda della quantità di pressione e a seconda della quantità dell'impulso, possiamo regolare a piacere che temperatura ottenere nella massa che è interessata da questo fenomeno. Otteniamo energia pulita, sconfinata, atomica. A te che interessa l'energia atomica? Oh, Berlusconi, ti dico, svegliati, puoi essere il salvatore della umanità. Non ti solletica questa cosa? Tu puoi essere l'unico, il solo, che possa prestare fede a quello che ti dice uno che non è considerato da nessuno. E perché proprio tu? Perché tu hai capito come ci si ritrova quando si lotta contro quello che credono tutti.
quello che è scontato per tutti. Quando la scienza si poggia su un errore, ma è creduto da tutti, chi vede il giusto e cerca di esporlo si ritrova di fronte, altro che il PM di Milano, si trova contro uno sbarramento colossale di tutta la scienza, che non ha compenso a fare esperienze così poco costose. Figurati che cosa succede, ma immaginati che cosa succede se proprio tu, per quel tuo minimo atto di fede, investi un minimo di risorse dello Stato o le tue personali per poter poi dire: io personalmente, Berlusconi, con i miei soldi regalo all'umanità l'energia sconfinata e pulita dell'atomo, da ora e per tutta l'eternità. Questo io ti offro su un piatto d'argento. Vediamo se sei intelligente.